Per il 67esimo anno consecutivo anche a Frosinone si è festeggiato l'avvento della Repubblica e Piazza della Libertà sotto il Palazzo della Prefettura è stata la location delle celebrazioni. Il prefetto Eugenio Soldà e le più alte cariche civili e militari, oltre alle rappresentanze di tutti i corpi militari, hanno partecipato alla breve cerimonia che si è svolta nella zona del Monumento ai Caduti. Proprio da parte del prefetto Soldà c'è stata la deposizione della corona d'alloro al monumento con il picchetto d'onore formato da tutti i corpi militari. C'è stato anche il tradizionale momento dell'alzabandiera seguito dalle note dell'inno nazionale. È stato poi letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha sottolineato come, soprattutto in questo momento di difficoltà, la priorità sia quella di fare quadrato e di avere fiducia. Da parte di Napolitano è stato poi rivolta attenzione soprattutto al problema della disoccupazione giovanile. La cerimonia è stata breve, in linea con la politica di risparmio sposata a livello nazionale. Un momento però, come sempre, molto suggestivo. Le celebrazioni per il 2 di giugno comunque hanno visto l'organizzazione anche di altri eventi. Nella giornata di sabato, 1 di giugno, presso la Villa Comunale di Frosinone, si è svolta infatti la mostra di automezzi delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, seguita da un concerto dei musicisti del Conservatorio di Cinorefice di Frosinone. A chiusura invece delle celebrazioni di domenica si è svolta la premiazione del concorso fotografico Scatti della Ciociaria, organizzato dalla Prefettura di Frosinone, con la collaborazione dell'Accademia delle Belle Arti e della Provincia di Frosinone. L'alatrense Alessandro Qualandri è stato il vincitore con lo scatto Luci su Alatri. È la festa più importante della nostra Repubblica e era giusto festeggiarla. In realtà non vogliamo soltanto festeggiare, ma vogliamo ricordare un momento particolare dell'Italia di 67 anni fa, ma che ha rappresentato una svolta, in quanto tutti i cittadini di allora si sono uniti, hanno dato una dimostrazione di solidarietà e di unità, e è lo stesso spirito a cui dovremmo fare riferimento noi in questo momento di difficoltà.